Ciao ragazzi, questo sarà un video un po' diverso dal solito. L'altro giorno ero su internet e ho letto questa notizia di questa cinese, una vlogger, probabilmente lo fa ancora, non lo so, bellissima, almeno sembrava dai video. Tuttavia, durante una live streaming, la maschera, cioè non la maschera, come dire, il filtro che lei si era messa sul volto, diciamo che ha avuto una specie di glitch e ha rivelato il suo vero aspetto, rivelando il fatto che lei non era una giovane ragazza come faceva finta di essere, ma era una 58enne cinese. Questo ha fatto arrabbiare veramente moltissimi dei suoi iscritti, che si sono subito disiscritti e volevano addirittura denunciarla o le hanno mandato delle minacce di morte. Comunque, ragazzi, questo fatto mi ha fatto molto pensare anche in relazione al video che ho fatto l'altro giorno sul Draw My Life, perché sapete, mi sono reso conto di aver fatto quel video e avervi fatto vedere solamente tutte le cose più belle, e ci sta, alla fine è quello che facciamo sempre sui social, siamo lì e selezioniamo i momenti più belli della nostra vita. Ovviamente tutto quello che ho detto è assolutamente vero, tutto quello che vi ho detto in quel Draw My Life è esattamente quello che mi è successo. Però, appunto, ho finito per mostrarvi soltanto le cose più belle e ho lasciato magari nell'ombra tutti gli sforzi, tutte le delusioni, tutte le cose un pochino meno carine che mi sono successe, perché diciamo che non è stato tutto facile. Non so se avete mai sentito parlare della sindrome dell'anatra. Avete presente quando vedete un'anatra che sta nuotando felice in uno stagno e sembra tutta pacifica come se stesse fluttuando nell'acqua? Tuttavia, quello che non vedete è che sotto la superficie le zampe lavorano freneticamente, faticando per far rimanere quell'animale a galla. Questo è un termine che è stato coniato nell'università di Stanford in seguito a una serie di suicidi che si sono verificati tra dei giovani studenti universitari che hanno deciso di togliersi la vita. Analizzando i loro social media, sembrava che la loro vita fosse perfetta, piena di gioie, party, e sembravano felicissimi. Tuttavia, se hanno scelto di togliersi la vita, evidentemente non stavano così bene come volevano far credere. Sui loro social media sembrava che la loro autostima fosse alle stelle, mentre nella realtà le cose erano ben diverse. Volete un esempio concreto? Vi posso parlare di me. Non so, se mi seguite da un po', saprete che io ho lavorato per tanti anni come modello, come vi ho detto nel mio Draw My Life. Tuttora ogni tanto mi capita di lavorarci, e praticamente tutta la mia vita è girata intorno al mio aspetto fisico. Mi sono sempre recato in palestra per allenarmi, cerco di mangiare in modo abbastanza controllato, in modo che mangio abbastanza proteine per mantenere i miei muscoli, e non vi nego che probabilmente se non avessi fatto tutto ciò non avrei finito per fare il modello. Tuttavia, non vi ho mai raccontato di tutte le paranoie e difficoltà che mi ha portato questo lavoro, perché magari non ero alto 1,83 m, ma soltanto 1,79,5 m. E vi giuro che, per esempio, pur mantenendo un grasso corporeo pari al 5%, che è estremamente basso, quando andavo al mare io volevo sempre lanciarmi per primo in acqua, perché non volevo, diciamo, essere visto da nessuno senza maglia. E non so perché, perché cioè, davvero un sacco di gente mi fa i complimenti sul mio fisico, ma io ho sempre fatto molta fatica ad accettare il mio fisico a prescindere dal mio peso. Altre cose sono, ad esempio, anche questo canale YouTube. Come sapete, io all'inizio non volevo nemmeno farmi vedere in volto e usavo sempre la mia mano nei video, oppure facevo questi video in cui avevo completamente gli occhi coperti. Era una forma di maschera, o forse una forma per togliermi questa maschera, perché se non mi vedevate, probabilmente io mi sentivo più a mio agio a farvi vedere chi ero veramente, quindi paradossalmente il mio non farmi vedere in volto mi permetteva di essere più sincero e genuino per me. E questo, diciamo che forse è stato il motivo per cui per molto tempo non volevo mostrarvi i miei occhi. Lo so che magari può sembrare una cosa stupida se ve la dico così, e magari alcuni di voi adesso avranno già cambiato canale e mi avranno preso per idiota, però io spero che questo video riusciate a guardarlo nella sua interezza e riusciate a capire quello che voglio dirvi. Perché, ragazzi, quando lavorate nel mondo della moda, o anche semplicemente se siete un filino attivi sui social, molto probabilmente finirete per preoccuparvi per
come venite percepiti. Dai, chi di voi non è mai stato preoccupato quando vi taggano in foto dove siete venuti dei cessi a pedali? Diciamo la verità. Oppure magari, non lo so, vi sentite un po' giù perché le vostre foto sono state ignorate e non avete ricevuto i like che vi aspettavate. Magari la persona che vi piace non vi ha messo like. E molte persone, tra l'altro, finiscono anche per usare questi social media, diciamo, per sentirsi, virgolette, più cool. I social media davvero ci inducono a giudicare noi stessi in confronto agli altri. Una volta non erano così. Sicuramente le generazioni passate non avevano questo confronto. Certo, magari c'era il confronto quando andavano a scuola, al lavoro o si vedevano con altre persone, ma in questo momento della storia dell'umanità siamo tartassati praticamente di immagini di altre persone che vivono le loro vite felici. E quindi molto spesso ci si ritrova a paragonarsi con loro. Non so se anche a voi succede, perché ci sarà sempre quell'altra persona che avrà una vita magari apparentemente, perché non è neanche detto che lo sia realmente, più figa della vostra, diciamo. E c'è come tutta questa pressione da parte dei social nell'apparire perfetti. E devo dire che capita a tutti ogni tanto di sentirsi magari un po' fragili. Se magari non avete delle vite sempre fantastiche, strapieni di amici e anche pieni di like, io non so se vi è mai capitato, però magari non sempre la vostra vita è così e non sempre magari avrete delle storie meravigliose da poter condividere sui vostri social e magari ci sono dei momenti in cui magari non vi sentirete belli o belle come magari la persona che seguite su Instagram, non lo so. Se magari non siete magre come la modella anoressica che a momenti perde la vita su una passerella, non lo so. E poi fa ridere perché molte di queste foto che magari queste modelle vi propinano su Instagram magari sono fatte completamente da Photoshop. Non lo so, ragazzi. Io devo dire che quando ero più piccolo, ma anche adesso molto spesso, io mi sento molto molto a mio agio quando metto magari delle maglie molto larghe, cioè pur allenandomi così tanto io cerco praticamente sempre di nascondere il mio fisico, anche il mio volto, devo dire, ho finito per nasconderlo più volte, magari con dei capelli un po' lunghi fino al naso. E se magari non sei bella? Ma ragazzi, che cosa si può fare davvero? E la verità è che non c'è assolutamente nulla che dovete fare, dovete soltanto imparare ad accettarvi così come siete. Ragazzi, non sempre è facile, anch'io ho dei giorni in cui mi accetto di più e dei giorni in cui mi accetto di meno. Però probabilmente la gente non sa quante cose belle avete dentro di voi. E probabilmente è proprio per questo che la gente vi giudica e vi tormenta o vi insulta o vi bullizza anche. Ma vale davvero la pena dare retta a queste persone? Se siete diversi, dopo tutto, cosa importa? In un mondo come quello in cui viviamo in questo momento, siamo tutti connessi e siamo pieni di amici. Siamo sempre col cellulare a condividere messaggi, leggere messaggi, inviarci vocali. Eppure non so se anche a voi capita ogni tanto di sentirvi un po' soli. Lo so che la solitudine in questo mondo probabilmente sembrerà l'ultimo dei problemi. Non siamo mai stati così connessi in tutta la storia dell'umanità. Ma è anche il momento in cui ci si sente più soli. E è quella tipologia di solitudine che si può provare non stando da soli, ma quando sei in un gruppo e ci si sente da soli. Quella secondo me è la tipologia di solitudine che vi fa stare più tristi, forse? È come se nessuno ti conoscesse veramente. E non lo so, ragazzi, però io quando vivevo in Giappone mi ricordo che andavo sempre ai party, ero sempre pieno di persone che mi conoscevano, alcuni erano dei miei amici, assolutamente, che mi volevano bene e volevano il meglio per me, altri magari erano soltanto le persone che volevano sfruttarmi in qualche modo, però io, ragazzi, ci sono stati molti momenti in cui mi trovavo in Giappone e ero a queste feste, continuavo a ricevere messaggi, ero sempre pieno di amici, c'era sempre gente che voleva uscire con me, ma io per qualche motivo finivo per sentirmi un po' solo e forse questo è stato uno dei motivi per cui ho deciso di prendermi una pausa dal Giappone e me ne sono andato per quasi un anno. E adesso, vabbè, a febbraio sono pronta a ritornare. Ho ancora il mio visto, mi farò l'estensione del visto e mi rimetterò a vivere in Giappone, però con questa coscienza in più. Infatti questo periodo che ho trascorso in Italia l'ho trascorso imparando magari a conoscere meglio me stesso
e ho cercato di imparare che cosa significa stare da soli e essere in pace con se stessi, perché secondo me il modo migliore per superare la solitudine è stare da soli e sentirsi in armonia con se stessi. Se voi imparate a stare bene da soli, riuscirete a essere felici anche con le altre persone, perché capita spesso magari di finire per uscire con altre persone per sentirsi meno soli. Però ragazzi, se voi vi sentite da soli quando siete da soli, uscire con altre persone non vi aiuterà, o almeno nel mio caso non mi ha aiutato. Ci è voluto un sacco di tempo e ho dovuto prima imparare a essere felice per gli affari miei. Ho lavorato al mio nuovo album, ho scritto un sacco di canzoni anche per vari film cinesi e devo dire che quando compongo musica è come se mi staccassi dal mondo e sono felice, ragazzi, e non devo pensare a nulla, non me ne può fregare niente di nessun'altra cosa. Quindi, ragazzi, io vi consiglio anche a voi, perché tutti ce l'hanno, trovate le vostre passioni. Vivetevele anche in solitudine, però senza sentirvi da soli. E se voi riuscite a stare bene con voi stessi, riuscirete senz'altro anche a trovare degli amici e a sentirvi meno soli anche quando avete delle persone accanto. Perché davvero ci sono dei momenti, non so se succede solo a me, non so neanche cosa vi voglio dire in questo video, ragazzi. Scusate se questo è un video un po' sconfusionato, ma sto cercando di dirvi quello che sento e non è sempre facile. Però cercate di capire che comunque anche la società è come se ci imponesse di stare con tante persone, come se quello fosse lo standard, vivere questa vita felice, andare in mille posti con mille persone diverse sia l'unico modo per essere felici. Ma ragazzi, non è così. Basta una o due persone che vi conoscano bene e che vi fanno stare bene e è tutto quello che vi serve in realtà. Siate selettivi con le persone che vi stanno attorno e selezionate soltanto quelle che vi fanno stare bene e che saranno lì per voi quando ne avrete bisogno. Vabbè ragazzi, che dire, io spero che con questo video sono riuscito un pochino a trasmettervi magari un messaggio diverso da quello che vi ho dato nel Draw My Life. Ragazzi, va tutto bene? Non lo so, mi sento di avervi dato una visione un pochino più onesta, perché ragazzi, per citare il Signore degli Anelli, non è tutto oro quello che luccica. Ognuno di noi ha i suoi problemi, ognuno di noi ha i suoi demoni da affrontare. Questa è una referenza alla mia canzone, scrivetemi nei commenti se avete capito qual è. E niente, io spero che questo video vi abbia fatto un filino a riflettere. Ditemi se anche voi vi siete mai trovati in una situazione magari simile in cui vi siete sentiti soli, magari in mezzo a una folla, anche se siete circondati da persone che vi vogliono bene. Che dire, vabbè, basta, direi che ho parlato abbastanza. Un grazie sempre davvero per seguire questi miei video e noi ci vediamo alla prossima.